Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Silvia in questo nuovo video di Tomb Raider. Bene, sono tornato nella prima zona, visto che adesso abbiamo le abilità per prendere le cose. Sono andato qua, esattamente qua sopra, che siamo più o meno qua, e c'era un GPS che non avevo visto, sono un po' cercato, abbiate pazienza. E adesso prendiamo anche l'altro, che è poco distante, che è di qua. Opla. Ecco qua, così almeno li abbiamo presi tutti e siamo a posto, benissimo, perché ci danno punti esperienza che mi interessano tanto. Quindi dove andiamo ancora? Qui abbiamo fatto tutto, a meno che non ci siano segreti particolari. Io direi direttamente al terzo posto di blocco, che dovrebbe essere qua, per vedere se manca qualcosa. E quindi ci vediamo fra poco. Ed eccoci qui, siamo al quarto accampamento. Mi dirigo qua, vi faccio vedere dov'è, dove c'è crollato tutto quanto, l'aereo eccetera, per andare a prendere l'altro segreto che ci mancava, che è qui. A parte che ci sono delle risorse, io le prenderei subito, grazie sì. E poi c'è anche questo che le prenderei subito, grazie sì. E vediamo dov'è che è sto posto qua. È esattamente in quella casa, in quella bettola. Quindi andiamo, così almeno prendiamo anche questo. E sono contento, dai, finalmente abbiamo accesso a diverse zone che prima erano precluse. Istinto animalo. Qui abbiamo preso tutto, vero? Ok, vai. Una fotografia logora. Per qualcuno doveva essere molto preziosa. Non è mai tornato a casa. Quest'isola si è presa molte vite. Bene, villaggio montano manca. E adesso vediamo cosa qua ci fa vedere. Perché se c'è qualcos'altro, a parte qui, esatto. Andiamo pure a vedere. Quindi, insomma, ci sarà sicuramente qualcos'altro. Infatti, queste ancora non le vedo. Purtroppo, appena prendo il talento lo metto subito. Intanto vorrei vedere qua, perché visto che non siamo venuti, ci sarà qualcos'altro. Infatti sì. E più ne prendiamo, e più ci potenziamo. Oh, secondo... Oh! Interessante. Vedete l'esplorazione quanto ci ha aiutato? Parecchio. Qui si può andare su. E c'è altra roba. Oh, mamma mia, ragazzi, quanta roba. Queste adesso possiamo usarle. Non ho... Quello non ho ancora. A meno che non si fa qualcosa. Adesso vediamo, eh. Tutte cose che per me sono belle da fare. Oh, lo spegnimento. Vai. Scusate, ho sbagliato. Non me lo dà. Mettiamoci meglio, così, ok. Questo è 2, se non sbaglio. 3. Su 10, chissà dove saranno gli altri. Come faccio a... no, pettinata così. Per me ci vogliono le frecce infuocate. Non è che con l'arco adesso che... No, non me lo fa fare. Peccato. Mi sarebbe tanto piaciuto. Ok, qui le posso accendere, per carità, eh. Però non ha molto senso. Allora, vediamo cosa c'è. Oh, salve. Perfetto. E poi lì c'è qualcosa. C'è qualcosa. Oh, salve. Benissimo. Secondo me è da lì. Ok, questa è una. Poi questo si può andare lassù. Cosa molto gradita. Ottimo. E poi possiamo andare là. Volevo vedere se c'è qualcos'altro, perché c'è qualcos'altro, vero? Eccolo qua. Da qui. Per me qui siamo dove eravamo prima, eh. Sì, eh. È che c'era ancora qualcos'altro. Grande. Perfetto. Oh, l'esplorazione quanto aiuta. Qui c'è qualcosa? Adesso vado, là. So che sono emozionato. Oh, salve. Che c'è tanta di quella roba qua. Oh, salve. Perfetto. Oh, 2 su 3. Ma cazzo, era proprio vicino, eh. Vediamo un po' se riesco a trovare il 3 su 3. Dubito, eh. Però c'è tanta roba. E devo andare là. E come ci vado senza ammassarmi? Lì c'è qualcosa. Allora, fatemi vedere, eh. Vediamo se facendo così... No, è solo un appiglio. Allora, vediamo di andare qua. Ah, io mi sono spaccato tutte le cose possibili e immaginabili. E poi andiamo di qua. Sì, proprio si è spaccata in quattro la retta. Fatemi vedere un po'. Se io facessi così, non credo, eh. Infatti, non sembra un po' una cacata, però. Allora, questa cosa va attaccato? A quello? No, quello mi sembra una cacata ancora più grossa. Vediamo un po'. Questo si tira e basta, che possiamo entrare. Oh sì!
possiamo entrare finalmente lì. Eccoci qua. Chissà dove era il terzo per il fucile. Sarebbe stato. Guarda, non farti scherzi, eh. Andiamo qua. Grande. E grande. Fiale di questo tipo venivano usate nel campo, l'arte erboristica tradizionale giapponese. Questa è sigillata da lungo tempo. Penso contenga funghi maitake, utili per il sistema immunitario, conosciuti anche come funghi danzerini. Ti fanno ballare? Sciaboide! Allora, abbiamo preso un sacco di cose belle. Non ho ancora trovato quello che mi mancava del fucile, che secondo me è in alto. Però è difficile trovare cose che non so dove cercare. In effetti sì. Questo mi fa qualcosa qua. Ok. Mi metto a cercare e poi vi faccio sapere. Ok, sono qua, sono saltato sull'aereo per prendere un altro componente, cioè un altro risorse. Poi vediamo se c'è qualcos'altro qua, perché tanto c'è sicuramente qualcosa. Vediamo, esatto, adesso posso anche farlo, perfetto. Adesso cercherò di trovare gli altri componenti per le varie armi. Qui c'è tanta roba da trovare, quindi volevo farvela vedere. Esatto. E adesso presumo di dover andare là. Vediamo se c'è. Perché finché non prendo quell'abilità che mi permette di vedere anche le cose, sarà un po' dura. Allora, vediamo un po' qua. Questo si può. Ok. Grande. E non è assegnato niente, quindi non era un cazzo. Vediamo un po' se c'è qualcosa che vedo. Non sembrerebbe di no, quindi andiamo di qua. Vado a fare un giro e vi faccio sapere. A dopo. Ok ragazzi, sono qua, vi faccio vedere dove sono, esattamente qua, perché sono andato a cercare di salire scalando tutto questo pezzo qua, che mi fa abbastanza bene, solo che ho incontrato un po' di resistenza. Ed ecco qua, toh! Adesso vediamo come ammassarli. Vediamo qua, per questo pezzo non l'ho mai fatto. E adesso prendiamo un po' di roba. Non ho ancora trovato i componenti, ma li troverò, promesso. Voglio solo capire dove cazzo sono, come faccio ad arrivarci dopo qua. Ok, era giusto perché se trova qualcosa ve lo faccio vedere. Tanti saluti. Allora, secondo me devo andare là a fare tutte queste cavolo di cose, quindi appena so vi dico, perché tanto qui c'è da accendere un po' di roba, cioè da fare un po' di cose, ma sono tutte opzionali, quindi se non mi va di vederle non ha importanza, quindi andrò avanti. Vedete qui c'è qualcosa, volevo vedere cosa c'era effettivamente, ma qua, a meno che lì c'era la cosa che ho acceso, a meno che qua non mi permetta di far così. Esatto, allora vado a vedere cosa c'è lì, ci vediamo fra poco. Bene, sono arrivato, vediamo, visto che non ci sono mai stato, è ora di vederlo, no? Magari c'è qualcosa di interessante, vediamo un po' cosa c'è. Sono curioso, ci sono tanti segreti da esplorare in questo gioco e quindi volevo vederne un po' con voi. Vediamo cosa c'è, sembra una tomba o qualcosa del genere, una sfida, non so. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Cosa c'è qua? Oh, salve! Non mi ha dato niente di particolare, pensavo in qualcosa di meglio, sinceramente. E non c'è niente? Ah no, c'è. Cerchiamo di arrivare lassù. Ok. Vediamo un po', qui non sembra esserci nulla, ci sono delle gran candele, ma a parte quello. La retta, grazie. Si è fermata. Ok. E quindi? Dove siamo? Che cos'è? Tomba! Vai, opzionale. Vedete che è bello cercare di trovare le cose. Così troviamo una bella tomba, ce la facciamo. E c'è anche un cappetto. Oh, e vai. Allora, modifiche arco ricurvo, arma da arco lungo improvvisato da arco lungo ricurvo. La posizione è composta da perfettamente acquisiti. Ah, ok. Grande arco ricurvo completato. Quindi un arco miglioro. Oh, che cosa gradita. Vediamo un po'. Ed è questo. Perfetto. Quindi mi dà un potenziamento in più. Cosa fa questo? Un meccanismo improvviso che aumenta ulteriormente la cadenza di fuoco. Ma facciamolo, sì. Ok, grande così. Dai, mi sei piacionato.
quindi niente di che, solo questo. Vabbè, meglio di un calcio nelle palle sicuramente è. Allora, il fucile, una pistola per adesso no, e questo per adesso siamo a posto, abbiamo parecchie risorse. Abilità non abbiamo ancora completate, quindi faremo adesso, vediamo questa tomba come poterla fare e dove poter andare. Penso di ricordarmela questa tomba, era un bel casino. Tutto questo faceva parte di Yamatai. Già, questa tomba era un bel casino, mi ricordo. Dovevo chiudere, fare fretta, insomma, una bella palla. Tanta miseria, aspetta che mi si cosa anche qui, dai, prima che mi si batta di fuori. Ok, vai dentro, che non era difficile, solo una maletta, ma sì, ok. Affascinante che facesse parte di una struttura più grande. Evidentemente sì, qui non si può fare un cazzo, qua non c'è niente. Beh, adesso l'abbiamo fatto, dai, scusate per il film. Perché guardi là, veramente? Mi fai prendere dei colpi a volte. Ed eccoci qua. Che fatica. Ok, punto abilità, sono contento, va. Pistola 1 di 3 componenti, dai, non è male. Questa cosa mi è piaciuta. Ok, adesso usciamo, abbiamo fatto la tomba, è molto semplice, soltanto un po' la malettone, però ce l'abbiamo fatta, dai, non vi preoccupate. E qui si scende, no, qui si scende, basta scendere normalmente, eccoci qua, e siamo a posto, l'ho fatto tutta. Adesso usiamo il punto abilità e vediamo che succede. Ok, abilità, perfetto, era qua. Quello qui, adesso gli oggetti segnati sulla mappa sono visibili attraverso le pareti quando l'istinto di sopravvivenza è bellissima sta cosa. Vai, quindi adesso si vede tutto quanto senza problemi eccessivi. Sembra di aver visto qualcosa, forse mi sono sbagliato. Ok, usciamo e siamo a posto, così anche questa è fatta e siamo a posto. Proseguiamo la nostra via e voglio vedere se riesco a trovare altre cose, quindi facciamo che faccio un taglio, vado a vedere se trovo altro, vi faccio vedere, se no proseguiamo con la storia principale a dopo. Ok, siamo qua, sono uscito, che eravamo dalla tomba, era esattamente lì, sono approdato qua per vedere se trovo altri componenti, perché questo è il posto e qui c'è da picciare sto coso, insomma, sì, appiccia sto coso, accidente a lui, e vai, e altri punti, 5 su 10, quindi, oh, ma c'è tanta roba, no, con questo, grazie, con questo, così possiamo prendere anche questo coso qui, come si chiama, certo che qui era proprio pieno di cose, accidenti. Appiccia sto coso, ma no, questo, la retta di qua devi andare, guarda, insomma, non si fa di qua, si dovrà girare di là, esatto, e quindi c'è qualcosa qui, salve. Per me è tempo di lasciare quest'isola maledetta, ho visto abbastanza di Yamatai, il potere della regina del sole è inspiegabile, ma sicuramente estraneo a questo mondo. Come sospettavo, conosceva i miei intenti dal momento in cui ho messo piede sull'isola. Mi ha manipolato per capire che tipo di informazioni stessi cercando. Sono sempre stato la sua mercé. Se mai uscirò vivo da qui, dovrò raccomandarmi al mio signore di evitare a tutti i costi Yamatai. Per accedere ai mari della Regina del Sole ci verrà chiesto di pagare qualsiasi tributo senza mai contraddirla né sfidarla. Altrimenti andremo incontro alla nostra rovina. Delle altre cose ho visto, di quei sinistri orrori preferisco non parlare mai più. Però, interessante. Allora, c'è altra roba, perché ce n'è tanta, a parte che qui c'è
modo di far qualcosa, ma io volevo prendere quello che ho detto prima, che adesso non mi ricordo neanche dove cazzo è, che era giù di sotto. Devo arrivare laggiù. Laggiù dove? Oh, c'è qualcosa. Aspettate un attimo, eh. Olè. Questa è la nostra destinazione. Però io avevo visto che c'era qualcosa qua e la volevo prendere. Era di qua? Ok, era qua. Vai! Perfetto! 3 di 5. Non le troverò mai tutte, per carità. Però ne abbiamo trovate un bel po'. Quindi noi adesso dobbiamo andare semplicemente là. Cazzo, mi ha detto. Aspetta, scusi un attimo, Lara, perché è la nostra destinazione che dobbiamo andare tipo dopo, insomma. Però volevo ancora cercare perché c'era tanta roba da fare. Però la faremo, non vi preoccupate, voglio fare quello che ti riesco a fare. Lo farò, ve lo faccio vedere. Adesso andiamo e ci diamo una mossa però, Lara, eh. Dai su, forza. Questo che bonus. Merda. E figuriamoci. Aspetta, aggrappati a sto cannello. Ok, si è preso. Ce l'abbiamo faccionata. Ecco qua. Fatica, eh? Capitano Jessop! Dove è andato? Appiccia sto coso, va! Non so cosa comporti fare questo, però lo faccio perché me lo fa fare. Eccoci qua. Quello da accendere. Chi cazzo si ricorda? Ma non mi ricordo più cosa ho fatto o non ho fatto. Comunque ho cercato di fare tutto quello che era possibile fare. E adesso andiamo avanti. Vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. Io guardo sempre perché qui è pieno. Nella mappa abbiamo trovato la mappa comunque. E quindi avendo fatto la tomba, di roba ce n'è a sfare. Dopo la prendiamo, Vediamo un po'. Torcia la puoi che togliere, eh? Non prende nessuno, insomma. E questo è un altro da appicciare, no, questo non si appiccia. Ciao Lara, Rot ci ha detto tutto. Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene dall'isola, ok? Speriamo. E il Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. Ho un brutto presentimento. Ma no, non preoccuparti, si starà facendo un giretto. Raccontane un'altra, Alex. Fate attenzione là dentro, mi raccomando. Brutta storia, perché quello ci figlia un poco di lui, lo sappiamo tutti. Allora, vediamo un po'. Salve, quanta bella cosa c'è! Oh, i conigli, vabbè, conigli, si sa che sono conigli. Eccoci qua, e qui c'è tanta roba da fare. Però, prima di fare, salviamo. Ci teletrasportichiamo indietro, perché a sto punto dobbiamo far così. E non... Ovviamente no, non me lo fa fare, perché non è un punto di trasloco. E potenziamenti, finché non trovo qualcosa di meglio, potenziamenti per adesso non li faccio. Le abilità ancora non le abbiamo, e quindi sì. Non mi faceva vedere niente. Salve, lei mi piace, sa? Lei anche. Se riuscisse a trovare un po' di cose nascoste, non mi farebbe schifo. Ci può salire qui? No, mi sono illusionato che si potesse facere. Oh, ma quanta... Sono rovine antecedenti all'epoca Kofun. Interessante. Vediamo se possiamo fare altro. Un pellegrinaggio. Tutto molto interessante. Però non vedo come poter salire a fare cose, insomma. Una regina. Imiko. Oh, altro vento. Incredibile. Capitano Jessop. Fatemi vedere e capire, eh. Tanto qualcosa da fare c'è sicuro. Perché c'è quello lì là che io da qua non ci posso arrivare? A meno che non ci sia qualcosa da fare. Beh, fa che rima, insomma, sì. Oh cazzo. Mi hai dato
fin troppi problemi, ragazzina. Ma per fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola! Oh, cazzo! E siamo nella merda di nuovo. Sono contento, dai. Ok. Adesso va a capire cosa devo fare, me lo dirà. Ok, vai. Aia, botta. Ok, dove devo andare? Penso là, credo, insomma. Vediamo se la rete è meglio per HMC, Perfetto. Qua. Wow. Vediamo cosa fare. Non è che possiamo far molto, che cazzo. Perfetto. Sarà dura arrivare fino a lì, Perfetto, mi ha preso un po' di mezzo. Dove devo andare? Devo andare là o devo andare qua? Qua non c'è niente. Ok, quindi devo andare là. Qua cosa c'è? C'è qualcosa che io possa fare? Sembrerebbe di no. Quindi andiamo un attimo qua e ci salutiamo. Facciamo così. Eccoci qua. Mi tocca fermarmi per vedere se c'è qualcosa effettivamente, ma non c'è niente. Quindi andiamo. Salve, lei è molto bello, sa? Oh! Spero funzioni ancora. La doppietta? Fucile da trincea. Interessante. È un fucile a pompa. Oh, salve. Quindi possiamo avere accesso anche a queste cose qui? Interessante. Mi stanno cercando. Ovvio che ti stanno cercando. Che discorso, insomma, sì. Ok. Qui non c'è niente. Purtroppo. Vai, salisci. Bene, sono nato. Odio le tombe. La regina del sole e la guardia tonante. Possibile che quello di prima... Mimiko, la prima regina del sole. Questa è Yamatai. E questa è lei. O perlomeno lo era. Incredibile. Sembra un rituale del fuoco. Una specie di sacrificio. Orribile. Perché le donne venivano messe a rogo? Un viaggio? Un pellegrinaggio? Chi sia questo monastero?
versa dell'acqua. Perché? Rieccoti, regina. Aspetta. No, non sta versando acqua, sta cedendo il potere. È un rito di successione. Una cerimonia che incorona la nuova regina. Laggiù! Oh no! È nostra! Bene ragazzi, direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo video e vi invito come al solito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie, di farmi sapere cosa ne pensate e poi adesso vedo solo la sigla. Ciao ciao!